No, devi mangiarlo tutto. Bisogna mangiarlo tutto. Salve signori. Salve signori, signorine e signore, signorine. Oggi ci troviamo negli Stati Uniti d'America, a New York. Non potevamo non provare gli snack tipici americani. Quindi oggi faremo proprio quello. Ci troviamo in hotel, quindi scusate l'inquadratura, scusate la luce del cacchio che copre Frederick, ma ci si arrangia, insomma. Parto col dire che gli snack in America, anzi a New York, costano un casino. Vacca boia. Che abbiamo speso un rene, quindi guardate tutte le pubblicità che trovate. Cliccateci sopra, esatto. Comprate i prodotti delle pubblicità e inventatevi qualche modo. Donateci dei soldi, esatto. Via fax. Via fax, grazie. Il vlog. Ah, ecco, lo sapevo. Chi è? Abbiamo letteralmente appena iniziato. Non ci credo. Sì. Abbiamo dovuto cambiare postazione per motivi di cause maggiori. Esatto. Io direi di iniziare subito. Dai, cominciamo. Per favore, ti siedi qua. C'ho le mani nel culo. Ma che ti muovi? Io partirei da questi. Da quelli più economici. Sì. E potremmo dire anche i prezzi in realtà. $1. Midora Popcorners. Questo, $1. Perché? 0,99. Cioè due volte tutto. Abbiamo appena scoperto che ci hanno truffati. Ma che cazzo? Aspetta, allora, Midora Popcorners. Sti cazzo di Midora Popcorners, quanti sono? Beh, dopo faremo bene i calcoli, perché qua c'è qual quadra che non cosa. Midora Popcorners, 0,99. Ma poi dove è scritto? Quasi un dollaro. Midora Popcorners. Non c'è scritto da nessuna parte. Midora. Dov'è Midora Popcorners? Ma che ne so? Vabbè, sono questi. Ecco, questi sono i Midora Popcorners. Sì, i Midora Popcorners. Anche se Midora non c'è scritto da nessuna parte. Perfetto. Allora, sono dei nachos a base di popcorn dolci e salati. Sì, ma perché metti a fuoco me? Metti a fuoco lui. Metti a fuoco lui. Metti a fuoco lui. Metti dai, a fuoco lui. Togliamoli. Sono stradolci. Che schifo. Prova un altro. Fa cagare. È dolcissimo. E poi di volta si sente un po' di salato. Bocciato. No, allora diamo una votazione da 1 a salame. Gingerino. Una pignata questo. Questa è una pignata. Questi sono Flaming Hot. In teoria sono piccanti. Snacks. Quanto sono costati? Ma che scontrino è? Ma è nostro. Ma cos'è? Non c'è. Basta. Non diciamo i prezzi. Vedete, sono Chesters. Che schifo. Sa di piedi. Tutta New York sa di piedi. Lo vedrete nel vlog o l'avete già visto, non lo so. Ci saranno dei vlog. Sono proprio rossi. Sì, sono rossissimi, yeah. C'è dell'acqua. È piccante, eh. Beh, non tanto. Non tanto. Velocemente devi mangiarli. È come mangiarne uno. Dammi vedere i denti. Che schifo. Se vi piace il piccante sono buoni. Questo è scritto che è organico. È tutto sano. Sarà vero? Lo testeremo noi. Per voi. Ah, che fa cagare, fa cagare. Io lo berrei anche. È troppo dolce secondo me comunque. No, fa cagare, fidati. Lo so io. In America ci sono un sacco di cereali da mettere nel latte. Noi non abbiamo il latte, ma abbiamo i cereali. Partiamo da questi. Non puoi mettere a fuoco una volta nella tua vita? Olè. Kellogg's Pops. Non è così semplice. Guarda e impara. Guarda e impara. Guarda e impara. Basta, apriti. Guarda e impara. Tutti insalivati. Dai, su. No. Allora, conta. Sembra cerume. A me piace. Sono cereali normali. Al miele, esatto. Kellogg's Apple Jacks. Sono alla cannella e alla mela. Aia. Guarda e impara. No, dai, no. Sa un sacco di cannella. Vedete, sono tipo alcuni verdi, alcuni. Sì, ma anch'io ho solo arancione.
A me piacciono invece. Ecco i Fruit Loops, sempre della Kellogg's. Questi mi ispirano. Guarda che belli colorati che sono. Questi sono proprio per bambini. Guarda. Che cosa? Non è che la confezione dei cereali è essa stessa i cereali. No, fan cagare. Erano quelli che mi piacevano di più della confezione, invece fan schifo la merda. Ci sono i brutti ma buoni, questi sono i belli ma schifo. Qua mangiano le patatine blu, cioè il mais blu. Il mais blu. Il mais blu. Ma cos'è? Ma dove lo vedi il blu? Ma sembra salame. Ma infatti sembra salame carbonizzato. Uguale. Sì. Proprio sì. Identico. Poi dite a noi che facciamo clickbait. Sì, dai, esatto. Questo è food bait. Questo è eat bait. Buy bait. Buzznate. Scrap date. Update. Fat date. Ormai, che delusione. Passiamo alla bevanda più sana che abbiamo trovato. Adesso ci divertiamo. Come potete vedere. Cioè. Cosa c'è dentro? Allora, leggiamo gli ingredienti. 2 3/4 di mela. 3 3/4 di cetriolo. 2/3 di finocchio. No, ma che celery, è sedano. Di sedano, ma stiamo scherzando. 1 kiwi. 1/3 di banana. 3/4 di spinaci. Verza e rumeni. E poi uno squeeze di limone. Ok. Io spero che non sia il Krakenwagen irritante. No, vabbè, dai, no. Quello no. Vecchio, questo è il Krakenwagen in ritorno, la vendetta suprema. No, questa è la vendetta su. Sa di minestrone ammuffito con uno squeeze of lemon juice. No! È il Krakenwagen dolce. Fa proprio schifo. Sa di minestra con lo zucchero. Schifo. Schifissimo. A proposito di marcio, schifo. No. No, dai, quello alla fine. Alla fine. No, quello alla fine, veramente. Adesso prendiamo questi prima. C'erano le tortilla blu e queste sono patatine viola. Queste penso che esistano in Italia. Oh, almeno queste sono viola. Un minimo rispecchiano la copertina, dai. Patatine normali senza sale, però. A me piacciono. Assaggiamo una tipica americana. Quei budini stranissimi, straluccicanti, trasparenti. Giallo. Ma che cacchio? Ne apriamo. Ah, sono 4? Sì. Non lo sapevo mica io, è una bella sorpresa questa. Convenienza assoluta, doppio del prodotto. Vai, apri. Ok, vediamo la consistenza. Sì, ok. Questo è caramella pura, guardate. Com'è? Fammelo mangiare prima, no? È inesistente. Lo metti in bocca e scompare, tipo. Poi è dolcissimo. Caramella che scompare. È vero. Adesso c'è il grande botto. Il grande schifo. Dobbiamo mangiare l'hummus. Non mi credete, eh? Mi ricordo, eravamo al supermercato. Ma che voce ho? Che voce ho? Ma che voce è? Senti che voce ho. Cioè, eravamo al supermercato e Frederick fa: dobbiamo prendere qualcosa che faccia schifo. Ed è venuta fuori questa cosa qua. Hummus e aglio. Semplicemente leggendario. Ma cosa vuol dire hummus? Cioè, non penso che sia quello che dai alle piante. No, spero di no. Spero di no. Abbiamo quasi finito. Cioè, vabbè, puoi entrare. C'è la puzza spaventosa. Papà, vieni qua. Vieni qua. È hummus con aglio. Dopo provi tutto. No. No, c'ho paura. No, è la cosa più brutta che abbia mai visto. Sembra tipo una scamorza con una merda in mezzo. Ok. Sa solo di aglio. Vieni a usare questo. No, devi mangiarlo tu.
Bisogna mangiarlo. Oh, cos'è sta reazione? Non hai urlato. Non sto capendo niente. Non ha sapore. No, tu mi stai prendendo in giro, fa stracagare. E stai dicendo che non ha sapore, così prendo una bella cucchiaiata. Mangialo. No. Oh, no. Oh. Ah. Senti, non fa così schifo. C'è la merda al posto della bocca, ok? Guarda, per dire che quella roba non fa schifo, devi essere nato proprio da quel cestino. Oh, c'ho ancora questo. Bene signori, questo era tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Ovviamente ormai lo sapete, ogni settimana salutiamo un nostro follower che mette mi piace alle nostre ultime foto. Ale26Army. Alessia. Alessia. Ciao Alessia. Ciao Alessia. Grazie. Insomma, ci rivedremo in un prossimo video. Esatto. Ricordate, popcorn.